bella, grande grande, mi piace un sacco. Vieni, vieni via amore. Ok, mi sono tornata a casa, qui si va di pizza. Eccola lì, profuma tantissimo. L'altra più piccolina è qui. Eccola, la prima è pronta. Poi sto preparando un disco, non un disco, scusate, una teglia di Nutella per fare la sbriciolata, buonissima. Visto che la settimana scorsa ci è piaciuta tanto, ora ho deciso di farla nella teglia più grande. Ora questa andrà in freezer. E nulla. La seconda pizza è già in forno, adesso ci iniziamo a mangiare la prima, che cosa buona e giusta. Sbriciolata la Nutella, pronta per essere infornata, a sto giro mi è venuta veramente sbriciolata. Mettiamola nel forno. Voilà! Allora, se non erro deve stare 10 minuti, mi sembra. Mega, dammi il telefono, devo dire una cosa! Gabri, mi vieni a aiutare. Sono passata a ritirare la spesa. Oddio, help me. Aspettate. Eccola, sono tornata a casa. E vi ho detto, sono andata a ritirare la spesa. È tardissimo, sono le 8. Ero a una riunione scolastica. E quindi un macello, come sempre. Sto girando con la videocamera e non con la cellulare, perché è successa una tragedia greca, ragazze. Il telefono mi è cascato e si è rotto lo schermo. Telefono che avevo da pochissimi mesi. È la seconda volta che mi succede. Mi era successo col telefono precedente, l'ho dovuto ricomprare. L'ho fatto aggiustare l'altro, poi però nel frattempo ho bisogno di un telefono nuovo. Ora è successo con questo, non vi dico. Tra le altre cose, vi stavo girando un vlog, un weekend vlog bellissimo, e non posso recuperare i file finché non me lo sistemano. Quindi veramente, guardate, mi sono intossicata, non vi dico come, e per un po' non stavo neanche girando, perché veramente ero molto triste rispetto a questa cosa, insomma. E perché comunque ho tanti file dentro, poi per sistemarlo mi hanno chiesto veramente molti soldi, cioè per cambiare lo schermo mi hanno chiesto 250 euro. Il telefono costa, io l'ho pagato 4 e qualcosa, insomma, voglio dire. E tra le altre cose non hanno disponibilità di schermi, quindi ora sto usando quello vecchio, girare con quello vecchio è un casino. E in ogni caso avevo tanti file dentro, sono veramente veramente molto amareggiata rispetto a questa cosa. Comunque ho detto, devo girare lo stesso, perché se poi mi fermo va a finire che non lo faccio più. Avevo preso il ritmo, no? Anzi, per questo supportatemi anche con dei pollici, con dei commenti, con quello che vi pare, con un sorriso virtuale che non posso neanche vedere, insomma, se non tramite commenti o pollici, l'unico modo che abbiamo per avere un riscontro. Perché veramente se mi fermo e non giro più, poi si rifà alla fine di mesi fa ed è dura. Quindi quel vlog lì magari ve lo farò vedere quando sistemerò il cellulare, perché era veramente carino. Non so se inserirò in questo qui, magari, non so, vediamo se l'avete già visto. Era all'inizio delle immagini invece di Maison du Monde, della collezione Maison du Monde, che sono andata a vedere e che mi è piaciuta tantissimo, che faceva parte di quel vlog lì, perché era il weekend vlog, non lo so, vediamo che cosa esce fuori. Comunque niente, vi faccio vedere una cosa bellissima che ho comprato,
che è la mega Nutellona da un chilo. Lasciate stare lo smalto, me lo sono strappato quando si è rotto il telefono. E questi sono special edition. Questo vasetto è un pezzo unico. Di solito mettevano anche il numero del vasetto, in questo caso non c'è. Ah sì. Questo vasetto fa parte di una collezione speciale ed è un pezzo unico, è il numero 1.423.795, quindi ce l'ho solo io questo qui. In realtà l'avevo già preso un altro di questa collezione, ma l'ho buttato, cioè, ce n'ho conservato solo uno che lo volete vedere? Lo faccio vedere. C'è stato il momento in cui si poteva fare sul sito di Nutella il barattolo personalizzato e io me lo sono fatta fare con la scritta Megan. E la cosa più bella è dietro. Aspettate che copro le date perché quelle non mi va di condividerle. La foto però ve la faccio vedere. Ah, così vedete anche una foto di quando ero incinta. Vedete? Se mettesse a fuoco, non so se riesce a metterla a fuoco. Metti a fuoco. Aspettate, cavoli. Eccola, 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 forse si riesce. Comunque, vedete, siamo io e Gabriele. Eccola! Io e Gabri con il mio mega pancione da lì a poco dopo ho partorito. E niente, quindi ho fatto mettere questa con delle date sotto su questo barattolo ed è appunto l'unico che ho conservato, perché poi nella mia vita ne ho avuti tanti, ho avuto quelli da 5 kg, insomma, ma non stiamo lì a fare la collezione di barattoli. Comunque, devo essere carica a non pensare a questa cosa. Tra altre cose, oggi è martedì, quindi sono passati già 2 giorni dalla tragedia greca e ho cercato di superarlo un attimino, per questo sto riprendendo a girare, perché veramente mi sono intossicata. Cioè, mi sono intossicata tanto perché poi, cioè, le spese sono tante, il telefono è nuovo, l'altro non è che funziona chissà quanto bene. Insomma, va bene. Niente, io vedo cosa devo mangiare, anche perché sono già le 8 e un quarto e ci si aggiorna più tardi. Ok, sono andata di petto di pollo che sta cuocendo con un po' d'aglio e un po' di aromi. E poi dovrei fare l'insalata alla lattuga, ma non c'ho voglia perché la devo pulire. Odio pulire la lattuga, odio profondamente pulire la lattuga, ma mi sa che la devo pulire, se non ci abbiamo il contorno, porca paletta. Carissime mie salvatrici e dispensatrici di consigli, ho acquistato la zucca, è la mia prima volta, non ho mai cucinato la zucca perché Megan mi ha detto che a scuola la mangia e gli piace. Vorrei fare il risotto con la zucca o qualsiasi altra cosa che possa fare con tutta questa zucca. Mi dite come la devo usare? Qualche ricettina veloce, facile e gustosa, perché a me non piace, però devo far finta o comunque far davvero mangiarla anch'io perché altrimenti Megan non se la mangia. Vi aspetto nei commenti numerose, grazie. Nel videoblog incriminato vi facevo vedere anche i famosi, anch'essi incriminati, contenitori che alla fine mi sono fatta ridare. E questi sono tre, perché ne ho presi appunto ulteriormente tre stasera con la spesa di stasera, però lì ne ho presi quattro. E vabbè, poi li vedrete. Non posso parlare in questo vlog sempre del vlog precedente. Uffa, perché è come se ci fosse uno stacco temporaneo. E invece mi piaceva farli in sequenza, no? Per bene, così comunque va bene. Ho presi altri tre, altri due di quelli grandi ne avevo già presi due. E poi uno di questo piccolino che non l'avevo preso l'altra volta perché mi sembrava un po' inutile. Volevo prenderlo più grande. Poi alla fine, visto che ho avuto la possibilità di prenderne altri, perché no? Per le altre forme, le altre misure le vedrete in quel vlog lì. Oh my god, semmai io riuscirò a pubblicarlo naturalmente. Eccomi, finally home. Praticamente sono le, non lo so, saranno le 10 e sono appena tornata a casa perché oggi c'era un amichetto di Megan che faceva il compleanno, la festa faceva la festa, insomma. E quindi niente, sono tornata da lavoro, siamo venuti qui, ci siamo cambiati, ci siamo vestiti a festa, l'ho portata alla festa, ho ancora le urla dei bambini nella testa perché urlavano come dei dannati. Oggi è mercoledì e niente, insomma, non ho mangiato praticamente nulla perché prendi una crocchettina, prendi una coscetta di pollo, poi ti prendi una fetta di torta, praticamente ho mangiato due crocchettine, una piccoline così, una coscettina di pollo piccola così, una fettina di torta così, due patatine di Megan avanzate e basta, ma va bene uguale ogni tanto. Sì,
ci dobbiamo rimettere in linea chissà quando, e va bene, insomma, non fa nulla. E che vi volevo dire più? Oggi non ho girato praticamente niente, mi sa, no, perché non avendo l'altro cellulare ho difficoltà perché non mi porto dietro la fotocamera col cellulare, l'altro che era quanto una fotocamera, insomma, a livello di qualità, anche se io giravo con quella davanti, riuscivo a portarvi praticamente con me in giro. Vediamo quando lo riesco a sistemare, non lo so. Comunque, domani è giovedì, domani devo prepararmi perché poi venerdì è un viaggio di lavoro. Vado verso il centro Italia. Beh, la Toscana è centro-nord, insomma, quindi scendo un po'. Sì, a sto giro un viaggio non lontanissimo come l'ultimo che ho fatto negli Stati Uniti, una cosa più veloce. E cos'altro dirvi? Sono veramente stanca. Adesso vorrei, se ho tempo, riuscire a guardarmi una puntata della mia serie, di una delle mie serie preferite che è ricominciata, che è Jane the Virgin. Ve ne parlo in un video che trovate appunto tra i miei video vecchi, delle mie serie preferite. Tra le altre cose, non so se ve ne siete accorte, per la gioia di molti di voi che me l'hanno chiesto in questi mesi, questi capelli, mamma mia, ho fatto lo shampoo ieri, ma era tardi, quindi ho fatto lo shampoo veramente tardi. Non mi piacciono proprio. E che stavo dicendo? Per la gioia di molti di voi ho rimesso pubblici tantissimi video vecchi, quasi tutti. Praticamente non li ho messi tutti perché mi ero scocciata di renderli pubblici di nuovo. Quindi trovate anche video vlog vecchi, video haul e tante tante altre cose. Andateli a cercare, insomma, nella pagina principale, cliccate su video, carica, carica, vi escono tutti. E niente, perché appunto chi mi segue da tempo lo sa, c'erano tanti tanti video che per un periodo, quando appunto pensavo di chiudere il canale, avevo reso privati, adesso sono nuovamente pubblici, quindi se vi fa piacere andate a darci un occhio. E io penso che ci aggiorniamo domani a questo punto, perché adesso è arrivato il momento di rilassarmi anche un po' io, visto che da stamattina alle 7 che non mi fermo un secondo, e va così. Va sempre così. E notte, a domani. Anzi, mi devo togliere sta mappazzone che ho sulle mani. Me lo sono strappato tutto, ancora me lo devo togliere. Che vergogna. Ciao a tutte! Giovedì sera che sa di venerdì perché domani sono fuori per lavoro, nel senso sono in viaggio per lavoro e quindi non sarò in ufficio, ma lavorerò comunque e se possibile anche di più. E niente, sono appena tornata a casa, ho fatto del mega super shopping da Lidl. Fatemi sapere se volete il video, ma io ho troppo voglia di farvi vedere cosa ho preso. E Lidl io purtroppo non ce l'ho proprio vicino, quindi ho dovuto fare anche un po' di chilometri per andarci. E però ci volevo andare. Ora stavo appendendo una cosa che vi faccio vedere, magari già posizionata nel video haul. E niente, insomma, ho altri miliardi di cose sopra da sistemare. Forse è meglio se io vado sopra a sistemare. Ho visto che vi è piaciuto molto il video acquisti di IKEA, poche cosine però semplici e particolari, quella che urla è Megan. E niente, forse è meglio se vado a sistemare su perché poi devo sistemare lei e poi mi devo sistemare io perché magari domani non posso andare in giro proprio in queste condizioni. Ho pulito tutti i cavolini, ecco qui le prove, e adesso li buttiamo nell'acqua, insomma, per farli cuocere un pochino, e sto seguendo una ricetta che non li ho mai fatti e poi dopo vi faccio capire un po' che cosa combinerò. Comunque poi vanno fatti al forno, dovrebbe venire una ricettina molto golosa. Spero di convincere Megan a mangiarli, più che altro vedremo. Houston, abbiamo un problema, sto andando al manicomio, sto cuocendo troppe cose tutte insieme, ho tutti i fornelli occupati, il forno acceso, mamma mia. Aiuto, 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 aiuto! No, vabbè, ma parliamone, parliamone. C'è un traffico allucinante in superstrada. Sono praticamente da un'ora tra la pioggia, tra c'è stato un incidente, hanno bloccato tutto. Cioè, sono già in ritardo di un quarto d'ora. È una cosa, io non lo so, questa strada proprio strapiena, solo due corsie, inaccettabile.